alla ThyssenArust, dai morti della fabbrica in dismissione di Torino, alla lotta della sede di Terni. È lunga la strada sindacale che ha portato gli operai dell'acciaieria dall'Umbria a Roma e passando nei giorni scorsi anche dalla Marcia della Pace di Assisi. Mentre i legali mi chiedono la scarcerazione in Cassazione, il carcere di Bergamo sta cercando di trovare una sistemazione protetta per Massimo Bossetti, il presunto omicida di Yara Gambirasio. È uscito dal regime di isolamento, ma non è un detenuto qualunque, la sua sicurezza può essere a rischio. Raffaele Cantone ha avviato il commissariamento del consorzio del Mose, la grande opera protezione di Venezia, ma sulla laguna un'altra inchiesta svela come sulle bonifiche di quel tratto delicato di Adriatico si sarebbe guadagnato illecitamente e invece che ripulire. L'allarme è lanciato dalla struttura Italia Sicura. O si parte subito con la messa in sicurezza del fiume Sarno tra i più inquinati d'Italia o i soldi dell'Unione Europea, 200 milioni, andranno perduti. Una zona martoriata da speculazione e malaffare. Non basta il ricordo dei 139 morti dell'alluvione del 1998. A rallentare il progetto i ricorsi al TAR. L'incontro degli incontri, quello definitivo che ha fatto della box un racconto di storie e di uomini. Kinshasa, 30 ottobre 1974, Muhammad Ali contro Foreman. Due neri americani si affrontano sotto gli occhi del dittatore Mobutu e del mondo. Una notte che ricordiamo insieme a Rino Tommasi, lui era lì. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a questa nuova edizione delle TG Cronache. Ovviamente in primo piano c'è la notizia degli scontri di ieri tra polizia e gli operai dell'acciaieria di Terni. Alfano riferirà tra poco al Senato, ma i fatti di ieri hanno reso ancora più difficili i rapporti tra governo e sindacati. Già difficili con la riforma del lavoro. Comunque questa mattina, l'abbiamo seguito nel nostro telegiornale, c'è stato un incontro, oltre al ministro dello sviluppo economico Guidi c'era anche il presidente del Consiglio Renzi, oltre al segretario della FIOM Landini. Forse c'è la disponibilità da parte dell'azienda di diminuire i licenziamenti, che inizialmente erano più di 500. Al centro c'è un'avvertenza sindacale molto lunga e difficile che vede appunto contrapposti da una parte la ThyssenKrupp, l'azienda tedesca, dall'altra gli operai e una città, Terni, che ruota intorno alla sua acciaieria. E dunque come siamo arrivati agli scontri di ieri? La violenza dei manganelli sulla piazza degli operai, quelli che non si possono definire certo facinorosi. Senza caschi, né bastoni, né bombe Molotov, i lavoratori della AST di Terni hanno sfilato ieri a Roma con addosso solo la rabbia accumulata nell'ultima settimana di scioperi e manifestazioni a oltranza contro la crisi del lavoro e la fine del sogno. Perché il sogno a Terni si chiamava AST, Acciai Speciali Terni, un tempo il fiore all'occhiello della siderurgia umbra e italiana insieme, oggi il simbolo di una supposta crisi generale dell'acciaio e delle logiche delle multinazionali. Taranto e l'Ilva, Piombino e la Lucchini, le loro proteste si sono fatte largo nella cronaca nazionale, come quella dei lavoratori della AST, 2600 dipendenti con un futuro incerto e un passato segnato da occupazioni e scioperi. Una storia dolorosa che può partire dal rogo della Thyssen di Torino, struttura in chiusura, mentre in Piemonte si combatteva la battaglia giudiziaria. Allora furono gli operai umbri a portare in primo piano quella crisi dell'acciaio che aveva fatto morti nelle sedi italiane del gruppo e creato precarietà. La CGIL di Susanna Camusso non li molla, tanto da scegliere Terni nel novembre 2012 come piazza del discorso per lo sciopero generale voluto solo da quella sigla e che portò a una dolente spaccatura nella triplice sindacale. A giugno del 2013 nuova manifestazione, viene colpito per sbaglio alla testa da un ombrello brandito da un operaio, il sindaco PD Leopoldo Di Girolamo. Un'avvertenza complicata. Lo scorso 9 ottobre salta il tavolo tra aziende e sindacati al Ministero dello Sviluppo Economico. Gli operai di Terni vanno ovunque. Tutta Terni difende la sua acciaieria, la squadra di calcio è scesa in campo con i caschetti degli operai. Le parole dei lavoratori testimoniano l'inossidabile legame tra il lavoro e la città. Non possiamo più pagare ancora lo scotto di avere questa presenza dell'acciaieria. Qui. O le acciaierie si portano avanti e tutta una città ne dovrà beneficiare, o altrimenti lo Stato italiano ci dica di che cosa dovremo mangiare prossimamente nel nostro futuro.
qui tutto gira intorno alle acciaierie. Siamo stati sempre il piatto, diciamo, sacrificale, l'acciaieria ha fatto sempre il bello e il cattivo tempo in questa città. La tensione nelle ultime settimane è alta, anche i leader sindacali Camus e Angeletti sono stati contestati lo scorso 17 ottobre durante una partecipatissima manifestazione che ha visto sfilare a Terni oltre 30.000 persone. C'erano quelli della Asta, la Marcia della Pace, Perugia-Assisi, loro al corteo della CGIL di sabato scorso a Roma per il lavoro, qualcuno si è affacciato anche alla Leopolda di Firenze. Da 10 giorni i lavoratori sono in presidio permanente davanti a comune, prefettura, anche il vescovo sta dalla loro parte. Questo mese a Terni non sono stati pagati gli stipendi, nel gioco sempre attuale del bastone e della carota, ieri in piazza di carote non se ne sono viste. Intanto vi aggiorno sulle parole del segretario della CGIL Camusso. Non abbiamo chiesto dimissioni di nessuno, chiediamo che quanto avvenuto ieri non si ripeta, che il governo si scusi con i lavoratori. E queste dunque sono le parole della Camusso. Credo che il governo si sia impegnato ad accertare le responsabilità dell'accaduto. Il ministro degli interni interviene oggi alle Camere, ascolteremo quello che viene detto. Ed è stato revocato l'isolamento in carcere per Massimo Bossetti, sapete, l'unico indiziato per la morte di Yara Gambirasio. Il muratore di Mapello si trovava in isolamento in carcere da quando è stato arrestato, cioè 4 mesi fa. Nel frattempo i suoi legali hanno fatto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale della Libertà ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento arriva a sorpresa firmato dal magistrato inquirente Letizia Ruggeri martedì, nel giorno del 44esimo compleanno di Massimo Bossetti, e trasmesso solo ieri sera. L'uomo che per la procura di Bergamo avrebbe rapito, seviziato e lasciato morire la giovane Yara Gambirasio esce dal regime di isolamento in cella. Una condizione che più volte i suoi legali hanno definito estrema, parlando di una stanza lunga poco più di 2 metri e molto stretta, un regime durato 136 giorni da quel 16 giugno quando Bossetti fu arrestato. Abbiamo raggiunto al telefono Claudio Salvagni, uno dei due legali che difendono il muratore di Mapello, mentre stamattina stavano depositando alla cancelleria del Palazzo di Giustizia di Brescia il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale delle Libertà che ha confermato la custodia cautelare in carcere del presunto assassino. C'è stato un periodo molto lungo, secondo me è un periodo quasi da record, perché non ci dimentichiamo che comunque è una persona presunta innocente, fino a prova contraria. Questo regime è durissimo, lo ha sicuramente provato. Penso che passare in una condizione un pochino più morbida, insomma con le dovute cautele, insomma, di questo termine, comunque possa essere positivo quantomeno per una vita di relazione o qualche altro detenuto. Un reato infamante, quello di cui è accusato Bossetti anche per il codice d'onore della popolazione carceraria, e proprio per questo il regime di isolamento è durato così a lungo, anche per preservarlo da eventuali linciaggi da parte degli altri detenuti. Da giugno si erano verificati diversi episodi in cui alcuni carcerati hanno urlato insulti in direzione delle sbarre che rinchiudevano Bossetti e che adesso potrebbe essere spostato in un'altra sezione, una sezione protetta riservata solo a certi detenuti. Fino a ieri sera l'uomo ha avuto contatti solo col cappellano del carcere, con le guardie penitenziarie e con i medici della struttura e poi con i familiari, ma solo negli orari di visita e come da protocollo, non più di 6 incontri al mese. Anche l'ora d'aria per tutto l'isolamento è stata trascorsa in solitudine. Martedì scorso, giorno del suo compleanno, per la prima volta da quando è stato arrestato, ha visto le 2 figlie piccole di 10 e 8 anni. Intanto il ricorso in Cassazione per la scarcerazione di Bossetti è arrivato oggi al Palazzo di Giustizia di Brescia, un documento in cui i suoi legali ripercorrono e riaffrontano alcune eccezioni già proposte a quel tribunale che ritengono fondate. Non potranno mettere in discussione la gravità indiziaria della traccia di DNA sugli indumenti di Yara, ma la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di Bossetti sì, nell'attesa che le famose perizie sul caso Gambirasio vengano depositate. L'ultimo documento dei consulenti della difesa ipotizza che Yara potrebbe essere stata uccisa non a Chignolo, ma in un altro luogo e poi trasportata da più persone nel campo dove fu trovato il corpo il 26 febbraio del 2011. Ma secondo l'anatomopatologo il corpo della ragazzina non era stato spostato, anche se, ci ha detto oggi l'avvocato Salvagni, ci sono ancora molti punti da chiarire nella perizia della dottoressa Cattaneo che aveva eseguito l'autopsia, tra cui l'orario della morte di Yara. L'avvocato è stato critico nei confronti della procura di Bergamo. Arroccarsi su posizioni rigide in assoluto non è un bene per la giustizia, ci ha detto. Bisogna perseguire il vero colpevole, non un colpevole. Non
c'è soltanto l'inchiesta sul MOSE, ma c'è un'altra inchiesta, questa volta della Procura di Roma, che ha indagato 26 persone. Le accuse sono pesanti, sono associazione a delinquere, falso, truffa ai danni dello Stato, tentata corruzione, abuso d'ufficio. Tutto ruota intorno alle bonifiche in laguna che non sono state mai eseguite, intorno a dei progetti faraonici ma irrealizzabili. Del gruppo fanno parte esponenti di spicco dell'apparato romano, imprenditori e politici locali del Friuli, Venezia Giulia e del Veneto. Il MOSE va commissariato, lo vuole il capo dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, che esige immediatamente dai nuovi vertici del Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico dei lavori, una memoria sugli eventi giudiziari che da giugno ad oggi hanno agitato la laguna. 3 giorni di tempo per spiegare ancora quelli che del resto sono fatti già noti, precisa Cantone. 2 settimane fa, proprio mentre viene inabissato l'ultimo cassone che compone il complicatissimo sistema di paratoie destinato a salvare Venezia dall'acqua alta, l'inchiesta si chiude con i patteggiamenti di tutti gli indagati e il recupero di una decina di milioni di euro. Fa eccezione l'ex sindaco di Venezia Orsoni, che andrà a processo per illecito finanziamento. Ma c'è un altro capitolo sul quale stanno lavorando i magistrati. Per la bonifica della laguna, attuata solo in parte, sarebbe volata via illecitamente una cifra vicina al miliardo. Un'inchiesta del PM romano Alberto Galanti e del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, ereditata 2 anni fa dalla Procura di Udine e portata avanti con la collaborazione dei magistrati veneziani e con le rivelazioni della gola profonda del MOSE, l'ex presidente della Mantovani Pier Giorgio Baita, svela un altro quadro di malaffare ampio e collaudato. Secondo l'ipotesi accusatoria, la mente di tutto sarebbe Gianfranco Mascazzini, dagli anni 90 fino al 2009, direttore generale del Ministero dell'Ambiente e poi rimasto nel giro come consulente. Assieme a lui, con le accuse di associazione a delinquere, concussione, truffa ai danni dello Stato, abuso d'ufficio, sono indagati in 25. Uomini delle istituzioni come alcuni commissari straordinari alle emergenze ambientali, funzionari dello Stato, ricercatori, imprenditori, dirigenti del Consorzio Venezia Nuova, anche l'ex presidente Mazzacurati e poi Giampaolo Schiesaro, avvocato dello Stato nella sede di Venezia. Dal 2000 fino a qualche anno fa, le principali aziende industriali con stabilimenti nel perimetro di Porto Marghera, Montedison, Eni, Enel, Fincantieri, Vega, San Marco Petroli, Intermodale Marghera, accusate di aver inquinato la laguna, poco o tanto che fosse, sarebbero state costrette a versare al Ministero dell'Ambiente fiumi di denaro destinati solo formalmente alle bonifiche. Chi tentava di opporsi dichiarando che avrebbe provveduto da solo alla messa in sicurezza o alla bonifica dell'area, si vedeva sistematicamente bocciare ogni proposta. Circa 800 milioni provenienti da queste cosiddette transazioni ambientali sarebbero stati riassegnati dal Ministero al Consorzio Venezia Nuova e a società del suo giro. Soldi sicuri e immediati, le transazioni erano la maggior fonte di finanziamento del Consorzio, ammesso a verbale Baita. L'inchiesta nasce dagli accertamenti su un'altra laguna del nord-est, quella friulana di Grado e Marano. Un'emergenza falsa, secondo il PM, amplificata ad arte col pretesto di uno sversamento di mercurio neurotossico provocato da un'azienda chimica. Lavori inesistenti finanziati da Roma fino a 5 anni fa con 80 milioni di euro. In cambio di assunzioni pilotate e altri benefici, Mascazzini e alcuni degli indagati avrebbero contribuito a qualificare come SIN, siti di interesse nazionale, luoghi fintamente o solo parzialmente bisognosi di risanamento, affidando le opere ad aziende collegate al Ministero dell'Ambiente. Capofila la Sogesid, società in-house e dunque autorizzata ad agire senza gare d'appalto. E così, oltre alle 2 lagune del nord-est, sono entrati nel novero dei 50 siti di interesse nazionale bisognosi di bonifica luoghi come la collina di Pitelli alla Spezia, l'ex Sisas nei comuni milanesi di Pioltello e Rodano, la Darsena di Taranto, la Valle del Basento in Basilicata, la zona di Priolo nel Siracusano, l'area di Napoli orientale. E milioni di euro hanno vorticosamente cominciato a girare. In questi giorni abbiamo parlato molto dell'alluvione di Genova, tra l'altro ieri i geologi si sono dati appuntamento proprio nel capoluogo Liguro per parlare del rischio idrogeologico del nostro territorio. Poco fa ha parlato anche il sindaco di Genova, ha detto che i risarcimenti stanziati sono ridicoli, riferendosi alla cifra di 12 milioni e mezzo annunciata dal capo della protezione civile Gabrielli. Se la cifra, continua Doria, fosse questa, si rivelerebbe assolutamente inadeguata.
Ma non c'è soltanto il caso Bisagno che, come sapete, ha provocato l'ultima alluvione a Genova, ma c'è anche il bacino del fiume Sarno e dei suoi affluenti che attraversa ben tre province della Campania. Nel 98 ci fu una devastante alluvione, ci furono centinaia di morti. Adesso, dopo 15 anni, dovrebbero partire i lavori del progetto Grande Sarno. Non c'è più tanto tempo, i lavori per la messa in sicurezza del fiume Sarno devono partire. Se non spesi, i fondi stanziati dall'Europa rischiano di andare perduti. 217 milioni stanziati per il grande progetto Sarno. Italia Sicura, struttura voluta da Renzi contro il dissesto idrogeologico, lancia l'allarme. Obiettivo del progetto innanzitutto è la messa in sicurezza dei territori. Il fiume, lungo appena 24 chilometri, attraversa tre province, Napoli, Salerno, Avellino e 39 comuni. Qui le persone conoscono bene le acque ed il rischio esondazioni e non dimenticano la tragedia del 98 quando l'alluvione provocò straripamenti, frane e morti. 139 persone. Siamo tutti sciacquati, tutti sciacquati. Il terremoto fa fuori, ma questo ha più paura ancora. Quattromila persone vivono in zone classificate a rischio elevato o molto elevato. Nel complesso però l'emergenza ambientale coinvolge 750.000 abitanti che però inquinano come se fossero 2 milioni di persone. Lungo il corso d'acqua infatti ci sono numerose industrie agroalimentari e conciarie, traino per l'economia del territorio ma fonte di inquinamento. Non a caso il fiume è famoso per essere uno dei più inquinati d'Italia. Per questo le bonifiche sono l'altro aspetto principale del grande progetto Sarno, bonifiche per le quali sono stati stanziati ulteriori fondi certi da governo e regione, 187 milioni che dovranno essere spesi anche per la riqualificazione del contesto ambientale. I lavori però non sono ancora cominciati, si aspetta la sentenza del TAR a cui si sono rivolti alcuni comuni e cittadini che non ritengono opportuno l'utilizzo delle cosiddette vasche a laminazione, vasche che in caso di alluvione hanno il compito di alleggerire la piena del fiume, 10-12 cisterne per una superficie totale di 90 ettari. Al Dipartimento Italia Sicura sono fiduciosi che tutto possa sbloccarsi al più presto, dopo l'alluvione di Genova e la scoperta che i lavori del Bisagno sono stati bloccati per 3 anni da carte bollate, non si vogliono correre rischi. Non a caso nel decreto Sblocca Italia è prevista una norma che farà slittare in secondo piano i contenziosi quando si ravvedano elementi di pericolosità. Dunque, i soldi ci sono e vanno spesi in fretta, mancano solo le ruspe. E restiamo in Campania con l'inchiesta sulla sanità casertana. La scorsa settimana la notizia dell'arresto di 3 persone che avevano ricevuto concessioni per aprire bar all'interno degli ospedali di Caserta, Maddaloni e Piedimonte Matese. Strutture completamente abusive che sarebbero nate con la complicità di alcuni dirigenti dell'ASL e del CRALE che aveva in gestione i bar. Una vicenda che rivela intrecci tra camorra, sanità e politica. Il sequestro dei bar di 4 ospedali in provincia di Caserta è solo una delle tante tranche di un'inchiesta sugli intrecci tra politica, sanità e camorra, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dai Carabinieri di Caserta. Un'indagine tuttora in corso che in un anno ha già visto una 50ina di arresti e il sequestro di beni per 50 milioni di euro. Nel mirino il clan Belforte, che secondo gli inquirenti ha messo le mani su appalti e sanità con la complicità di pubblici amministratori e vertici aziendali. Con arresti eccellenti, tra cui l'ex direttore generale della ASL di Caserta, Francesco Bottino, e l'ex sindaco della città, Giuseppe Gasparin. Tutto ruoterebbe intorno ad un personaggio, Angelo Grillo, imprenditore, attualmente detenuto, ritenuto referente del clan. Sulla sua pagina Facebook e in rete si fa fotografare con politici locali, qui e a Sharm el Sheikh. Il business dei bar all'interno degli ospedali di Marcianise, Maddaloni, Piedimonte e Matese sarebbe collegato proprio a Grillo. Secondo gli investigatori, 3 arrestati facevano parte del suo entourage, 3 presunti affiliati al clan Belforte, dipendenti del CRAL, l'ente che aveva la gestione dei locali adibiti a deposito e trasformati in bar senza alcuna autorizzazione. Dal 2006, con tanto di una quota mensile che il CRAL si sarebbe fatto dare dai gestori ai quali era stato proposto anche la cessione per 100.000 euro. In 8 anni è possibile che nessuno si sia mai accorto di tale irregolarità, nessun dirigente e
amministratore della sanità casertana ha mai guardato una carta? E come è possibile che nel 2006 non fu bandita nessuna gara per la gestione di un bar? Giusto, non poteva esserci gara, quei locali interni agli ospedali erano solo depositi, nulla di più. E invece ne fu cambiata la destinazione dall'oggi al domani, fuori da ogni norma di legge. E sottolineano gli investigatori con il placet dell'allora direttore generale della ASL di Caserta, Franco Bottino. Così anche la gestione di un appalto relativo alle pulizie per 27 milioni di euro, una cifra enorme. Dalle carte dell'inchiesta emergono minacce nei confronti dei dirigenti della ASL per far vincere la gara a personaggi protetti da clan Belforte. Ma a quanto pare dall'altra parte quei dirigenti a loro volta avrebbero cercato di favorire il clan dei casalesi. A dicembre dello scorso anno sono state sequestrate 24 società di vigilanza e pulizie, tutte riconducibili all'imprenditore Grillo, che avrebbe tentato di corrompere politici e vertici aziendali anche offrendo vacanze all'estero per un numero consistente di viaggiatori, tanto da occupare in più occasioni tutti i posti di un aereo di linea. Avrebbero contribuito alle indagini anche le dichiarazioni di alcuni pentiti. Uno di loro si è soffermato sul ruolo dell'allora manager Bottino e ha dichiarato: non esisteva una gara senza una tangente. 40 anni fa a Kinshasa, attuale capitale dello Zaire, ci fu un evento sportivo che andò oltre la dimensione atletica per assumere molteplici significati. Da qualche parte in Africa ancora riecheggia forte. The Rumble in the Jungle, il rombo nella giungla, così venne chiamata la notte che incoronò re il pugilato. Kinshasa, oggi Congo, allora Zaire, 30 ottobre 1974, Muhammad Ali George Foreman, una delle pietre miliari nella storia dello sport, quando con questa parola non si intende solo la competizione agonistica, ma tutto l'ambiente, il contesto politico-sociale. Abbiamo incontrato Rino Tommasi, che 40 anni fa era presente all'incontro e che in questi giorni presenta il suo libro, Ali, l'ultimo campione. Accanto a lui, quel giorno, la stampa specializzata, ma non solo, giornalisti da tutto il mondo che abitualmente si occupavano di politica, economia, cinema, come Norman Meyer, autore del libro che ispirò il film documentario When We Were Kings, premiato con un Oscar nel 1997. Irriproducibile, perché è un'ambientazione completamente diversa da tutte le altre. Io di incontri importanti di box ne ho visti tanti, ma l'ambientazione che si è creata in quella situazione era completamente diversa da tutte le altre. Due neri, due afroamericani molto diversi fra loro a contendersi la corona mondiale nella loro Africa, sul ring di Kinshasa, in un contesto surreale. 10 milioni di dollari di borsa messi in palio dal dittatore africano Mobutu per farsi pubblicità. Altro che incontro del secolo, Ali Foreman è stato uno di quei momenti che hanno stravolto la storia, che l'hanno fermato. Non lo vedo all'orizzonte uno che possa sostituire Muhammad Ali come pietra miliare, insomma, nella storia del pugilato. Muhammad Ali era appena tornato sul ring dopo aver scontato la prigione per essersi rifiutato di partire per il Vietnam. Aveva perso il titolo e gli era stata tolta la licenza di pugile. Rappresentava la lotta del potere nero alle diseguaglianze. Foreman, invece, rappresentava l'altra parte della società americana, quella ricca, allineata con il potere. La boxe di Ali era elegante. Balla come una farfalla, diceva il campione, e pungi come un'ape. La sua dote migliore, la velocità. La boxe di Foreman, invece, semplicemente devastante, una forza della natura. Lo scontro tecnico era quasi impossibile, ma proprio per questo affascinante. A Kinshasa lì era riuscito ad avere il consenso totale del pubblico, si era allenato tra la gente, correndo con i bambini. Era soltanto il 1974, ma si comportava e ragionava come un docente universitario di marketing del terzo millennio. E lui è stato talmente insolito, talmente diverso da quelli che erano stati i campioni prima di lui, che si stacca proprio, apre un nuovo capitolo del pugilato, non c'è continuità tra quelli che c'erano prima e lui. Ali fuori dal tempo, celebre la frase che veniva pronunciata in suo supporto.
Ali Boumaye, Ali uccidilo. Gridarlo oggi sarebbe un reato, un incitamento alla violenza, una discriminazione razziale o territoriale. Allora invece fu soltanto una frase spietata e cinica, come soltanto l'Africa poteva fare. Vinse Ali all'ottavo round, mise KO il grande Foreman. La crisi del pugilato oggi è quella della mancanza di personaggi carismatici. Il pugilato cresce, è un'erba che non cresce nel giardino dei ricchi. Mike Tyson è durato il tempo di un montante, poi si è spento da solo. Sono sempre di meno i ragazzi che frequentano il ring con il sogno di diventare un campione. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Il presidente del Consiglio, dopo l'incontro sull'acciaierie di Terni, si è recato al Colle. Quanto si apprende dall'ufficio stampa del Quirinale, colloquio con il capo dello Stato è servito ad un giro di orizzonte sui temi dell'agenda del governo e dell'attività politico-parlamentare. Tra questi ultimi, la legge elettorale e il completamento della composizione di Corte Costituzionale e CSM. C'è stato anche un primo scambio di opinioni sulla nomina del prossimo ministro degli esteri. Ed era l'ultimo aggiornamento. Vi ricordo come sempre il nostro sito tgla7.it. TG Cronache torna domani alle 14 insieme a Raffaella Di Rosa. Grazie per averci seguito e buona giornata.